Ben trovati, signori. Questo è Electric Abu. Siamo qui con zio Giulietto, che abbiamo allargato una stanza. In realtà per niente, perché Giulio poi mi ha espresso che odia questo posto. In realtà non fa impazzire nemmeno tanto a me. Ma di deve conseguenza... entrare? Sì, che deve entrare. Abbiamo quindi deciso di dedicare questo episodio a una grande spedizione, a un'epica spedizione. Una spedizione che ci porterà. Una spedizione che ci porterà a scoprire nuovi luoghi, nuovi mondi. Magnifici. Mamma mia, che divertimento. Ma perché sei Pantera Nera, Giulio? Perché l'ultima volta che ho giocato stavo registrando la mia roba. No, devi essere Rambo qui. Diciamo Ram, anzi Rambo e Rambo. In realtà io sono più Rambo, no. Tu sei Rambo. Esatto. Tu sei quella che uccide bestie di Satana. Il Koal che cos'era? Però ma sei pressoché imbarazzante. Giulio, però smettila di insultarmi. Sto imparando. Imparare. Ma se ieri hai giocato, ho giocato 60 ore fino alla notte. Sì, però ho giocato su Switch, è completamente diverso. Ma perché lo tieni in inglese? Poi, per carità di nostro signore, visto che sei in Italia, giochi in fucking italiano con una persona italiana, ti guarda un pubblico italiano, mettere il fucking gioco in italiano, per carità di Dio. Come si fa a cambiare l'impostazione? Tu hai tanto cibo, immagino. Ho tre carni. Sai cosa ci fai con tre carni? Cosa? Niente. C'è una pecora nera, non c'è più. Baga Zawardo. C'è un'abilità per fermare il tempo? Sì. Ma che è vero? No. Perché mi prendi in giro? Possiamo non mai più fare una facchia casa ipogea in cui Santa Madonna, per entrare in una botola devi diventare pazzo? Ok, ho già un progetto in mente. Questa volta sarà architettura contemporanea. Andiamo, dai. Let's go, bitches! Ok, niente, dormiamo. Allora, verso dove si va? A dove vuoi te? Andiamo di là. Io voglio il mare, Giulio. Voglio una montagna, una scogliera epica che cada vicino al mare. Dove sei andato, Giulio? Più avanti, Teo, più avanti. Cioè, non lungo loro, il fiume? Come... Sì, cammino come te io. C'è una grotta, immagino, molto... Qua più... però dobbiamo scalare, niente. Ci tocca di scavallare sta montagna. Io sono passato di qua, guarda. C'è il sentiero. Bravo. Hai visto? Hai visto? Bravo. Ha detto Giulio che sono bravo, cazzo. Sì, però non è ottenuto niente. Siamo comunque in un fucking river ancora. Sai qual è la cosa bella? Che sai dove sfocia il river? Sul mare. No, in Minecraft no, non c'entrano niente. Davvero? C'è il mare. Davvero? C'è una montagna che affaccia sul mare. Io sei lento veramente. Stavo ammazzando i pesci. Quanti pesci hai ucciso? 4. Volevi dirmi qualcosa di cattivo. Invece no, perché ne ho uccisi 3 e sono molto più avanti. A meno che un pesce non ti abbia portato via 20 minuti della tua vita. Senti, io devo ancora aggiustare la mira con questo gioco. Guarda, qua c'è l'oceano. Yes! Mi piace. Oh, c'è un lama! Quindi ti che sputa si se lo attacchi. Oh, fuck, sono caduto! Io, Giulio, mi sa che abbiamo trovato più o meno un luogo. Oh, mamma mia, qua... queste sono extreme hills, mi sa. No, montagne, normalissime. Però qua c'è il mare come lo volevi tu. Allora io farei qualcosa che si affaccia, proprio che sta sulla scogliera, e si affaccia sul mare. Vieni qua, in questa più alta. Dove qua, girati! Girati! Tornica qui! Ah, tu vuoi proprio lassù? C'è anche la lava che piove giù qua. Figata! Oh mio Dio, sento un bambino, fa vedere. Dai, figata, abbiamo trovato il posto, che bello. Mi piace tanto questo posto, Giulio. Sarebbe un peccato se ti spingessi giù. Non mi spingere. No, però per Cristo nostro Signore non andare a prendere sabbia nel golfo. Non prendere della sabbia nel golfo? No, è la prima regola, non si prendono i materiali vicino a dove si va a vivere. Ma che davvero? E chi l'ha inventata? Io. Davvero? Mi sono il king di Minecraft. The king of the mountain. Perché ti inventi le regole? Perché il king fa questo. Ti hanno chiamato solo una volta il king di Minecraft. È bastata. Faccio un salto nel mare prima. Non ci arrivo. Ci arrivo. C'è allora. C'è una caverna sottomarina qua. Ma è profondissima, Giulio. Maronna, no, Jesus. Vabbè, ma siamo matti. Vado quindi a esplorarla. Davvero? Wow, non c'è niente però. Io direi di... La prima cosa è un attimo fare un accampamento. Cioè una base, proprio base. Esatto, io faccio il mio, tu fai il tuo, va bene? Perché non insieme? Perché non voglio condividere le mie risorse con te. Giulio, ma questo non serve insieme.
cosa stai facendo? Perché stai tagliando gli alberi vicino a casa? Nonostante ti abbia intimato di non farlo, brutta bestia di Satana, allontanati da sto albero. Porca Eva, lascialo così. Ma che inventario hai fatto tu prima di partire da casa? Di merda. Sì, l'ho fatto un po' grande, ok? Ma cosa stavi facendo tu di preciso, scusa? Una base. Per una base? All'inizio. Scappa, scappa, tu scappa e basta. Non lo voglio scappa via, io. Lontano! No, però se scoppia fa un macello. Ah, wow! Yes, Queen! Oh, ma tu hai fatto una base così, cioè proprio all'aperto, un camping. Iniziamo già a farci le robe per la casa anziché fare un quadrato di legno oscuro orrendo. E basta deturpare il fucking paesaggio vicino a casa. E tutte le palle. Non stai neanche raccogliendo il legno, peraltro. Però hai detto che ti serviva la sabbia, possiamo andare a raccogliere la sabbia? Come si facevano i bastoncini? Sì, davvero lo stai chiedendo? Facciamo le pale, le pale. Faccio tante pale. Pum pum. Già mi si è rotta la palla. Ti ho detto di farlo un paio. Oh, ho sbagliato tutto, Giulio. Mi sono fatto tipo 4 accette. E non le palle. Fammi un disegnino con scala 1 a 1 delle mie proporzioni di quanto grande è il tuo castello. No, scala 1 a 1 del castello. Mi metti a fianco al castello un omino e dici questo è l'omino e questo è il castello. Ci sei? Bruttissimo. Ma non è vero. Ma che cos'è? È un blocco di vetro, un palazzone di vetro da cui escono. Un mostro di Stranger Things. Da cui escono. Adesso non è definitivo, tocca vedere in corso d'opera come viene su Minecraft. Però sono architetture che esistono. Ed è anche il mio progetto su cui ho preso 30 lode, è molto simile. Era un mostro di Stranger Things, eh? Sì, ho preso comunque 30 lode. Quindi non fa così schifo. Sei tu con i tuoi gusti spiccioli da geometro. Dove sei? Sto formando del legnetto. No, però è per usarlo anche nella fornace piuttosto che sprecare il carbone. Ma il carbone, Peo, non è sprecato, esiste per quello. Il carbone esiste per essere inficcato nelle fornaci. Sì, ma non lo trovi facile come il legno. Il carbone lo trovi facilissimo, è il materiale più comune del mondo. Solo che tu sei un fesso e ancora non hai provveduto a fare una miniera, perché le tue città sono state fare una fucking casa ipogea. Sai quanto carbone trovi? A miliardi. Allora, io inizierei con lo spianare un po' la zona. No, ma soltanto questo livello in cui sei già tu. Cioè, da qui io spianerei. Allora, vabbè, inizia mettendo... Fermo, 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 fermo! Dimmi, dimmi! Inizia saccagnando qua i materiali che userai per costruire. Ah, quella è la tua sabbia. Perché è poca? Guarda la sabbia ora. Non era in quella la sabbia. Oh, una madonna, Giulio! 200 penso che basta. Oh, Jesus. Pronto, Jesus. Parlo con Jesus. Sai con chi stai parlando? Jesus. It's me, Jesus. You know why I'm Jesus? Because I can. Grandi successi. Sì, Doraemon, se non mi scavi sotto i piedi... guarda che ci sei finito quando già stavo picconando. Io non sono nessun Doraemon. Il mio nome è Kenshiro! Puoi non scavarmi sotto i piedi. Per Cristo Dio, Madonna, Dan! Io faccio largo dalla scogliera, muori. Allora, la base è fare il perimetro sempre, se non gioco a cubetti. Sì, però sto cercando di capire se farla, se interrare il pavimento o se appoggiarlo. Io lo interrerei. Ma chi sono io per dirlo? Sono un diploma da geometra, amico, una laurea in cultura. Ho solo 700 ore di gioco su Minecraft. Sì, però questo non vuol dire che, cioè, non abbiamo comunque per niente gli stessi gusti. Minchia, quello è poco ma sicuro, fai delle robe molto discutibili. Però quello che cuoce di più di tutti sono le Blaze Rod, che sono un item che ti droppano dei mob nel Nether. Chiamano Blaze, sono tipo dei mostri volanti che sputano fuoco. Oddio, ma per quello che si chiama Iron Blaze? Sì. Wow. Oh mio Dio, ma come cazzo... Da dove è uscito questo albero, Giulio? È uscito un cazzo di albero enorme. Non so se era un cazzo di rango. Ti giuro, ma... me lo so, cioè, o non me ne sono accorto. Un cazzo di albero enorme dentro casa nostra. Quasi dentro. Mi sa che lo incorporo. Giuro, ma mai sentito? Sì. Il cazzo di albero? Così dal nulla? Assurdo. Giuro, per me queste sono cose assurde. Cioè, prima non c'era. È gigante. Oh shit, mi sono quasi ammazzato.
Guarda, oh, scherzetto epico. Oh, oh fuck! Scemo! Vado a prendere un colpo, non so più come risalire. Quale sarà la mia stanza? Questa è la nostra stanza. Nostra? Sì, letto matrimoniale. Ma va, no. Sì. No, la mia è questa, guarda, va benissimo questa qui. Dai! Ma dai che, dai, non voglio una stanza mia. Togli il blocco. E beh... Non è male, però ti viene da saltarci sopra il personaggio. Perché tu hai il... Oh, ma guarda, te lo meriti tutto. Tu hai l'autojump, veramente l'autojump. Porco... Adesso noterai che guarda. Ci sbatto. Guarda, ti piace? Una cosa di questo tipo? No, per niente. Quindi molto meglio cadere dalle proprie scale e prendere danno. Dopo ci penso. Piace il tuo modo di fare architettura? La sicurezza per ultima cosa. Ma come cazzo ci arrivo poi io lì? Cioè, questo è il mio percorso per arrivare in camera. Olè! Bello! E ora è uno stanzone bello grande, se permetti, visto che tutti i cazzo di materiali di sta casa di merda. Porca gnotta. Mi vuoi prendere un attimo altro legno? Li ho procurati io. Mi prendi altro legno dal chest? Sì, però tu fammi una stanza bella grossa. Sì, la faccio enorme. Guarda, poi se fai così, guarda, puoi accedere anche al tetto, al rooftop di un'altra stanza, Guarda. Puttana, sei comodo, davvero. Ah, basta. Madonna, quanto sei pretenzioso. Ma minchia, potrò avere una richiesta, almeno... Già ho farmato più materiali io che Santa Madonna una farm automatica. Forse una finestra qui ce la puoi fare in realtà, Però io lo farei open space, mi piace che mi vedano nudo. Fa schifo. Non so più come entrare a casa. Sai com'è? C'è un ingresso sul mare, porco. Non serve a niente. E un ingresso nel nulla che porta a un'altra fucking montagna in cui non è ancora chiaro come si scende. Ma che design di merda è il tuo? Giulio, adesso noi qui dobbiamo decidere se scavare l'ascensore, come mi hai detto tu. È la cosa più comoda. Tu vuoi fare un cazzo di tuffo della fede orribile, inutile, che ti porta in mare qua, e qua un cazzo di ponte tibetano orribile che ti porta a un'altra montagna difficile da scendere e salire. Adesso non posso né scendere né salire. Sì, quella rompila, non importa. Ah no, aspetta, ho un'idea, lasciala. Ci piace sprecare il vetro, come ci piace a noi. Un po' claustrofobica questa scala. Cioè, tipo, sali? Ah, oh, che cazzo ridi? E una volta caduto non posso neanche più risalire. No, ora posso. Guarda che bella, guarda che comoda. Ah, tempo che uno è un attimo assonnato che si sbaglia. Minchia, non vedo l'ora. Ah! Mi prendi il legno scuro, per favore. Ah, mamma mia, che designer di merda che sei. Non c'è il legno scuro, ho tre blocchetti io e basta. Se me lo puoi proprio andare a fare. Hai aperto le nostre casse, sai perché sono piene? Perché mentre tu facevi schifo, io lavoravo. Non facevo schifo. Sì, facevi schifo, fidati, guarda. Questo è il tuo design. Ti faccio vedere il riassunto della tua giornata di oggi, guarda bene. Vai. Ecco, era questo. Una scala con cui precipiti. Cazzo, però mi devo ricredere. Di cosa? Se da vicino era brutta, da lontano è abominevole. Non vedo l'ora di vederla da lontano. Sembra che uno slime informe stia infettando la montagna. C'è un altro problema. Mentre noi facciamo l'abominio... Non lo chiamare abominio. Il cibo è finito. Dai, fatene un po'. Vai, ammazzare qualcosa. Pieno di pesci pure qui sotto. Ah, quindi quella è la tua soluzione. Capisco. Per ora sì, finché casa non è pronta si sopravvive con quello che si ha. Non so cos'è casa io, sinceramente. Io conosco solo l'abominio. Oh mio Dio. Non c'è tanto, un giorno ti stufferai dell'abominio. Non è vero. Scusa, che mi sono girato, ho visto l'abominio e mi è venuto un attimo da ridere. Che stronzo. Non è per niente un abominio. Ah no, fidati. Ui, gibiribiribom. Oh fuck! Ho fatto una cosa. Sei caduto di sotto. Ho buttato in mare 64 pezzi di legno. Vero, tanto non li ho farmati io. Anch'io la voglio così grossa. Giulio, vai a allargartela, che ti devo dire. Fallo diventare ancora più un mostro. Ma che cazzo vuoi? Ho ritirato. Non faccio altro che buttare via i miei materiali. Signori, abbiamo terminato.
L'architettura contemporanea è stata conclusa. Giulio la chiama amorevolmente l'abominio. Adesso, intanto questa è camera mia che si affaccia sul mare. Adesso la andiamo a vedere da fuori, l'abominio, che secondo me è bellissima, se non fosse per camera di Giulio, che poi vedremo che ha dei problemini di dimensioni, ma si può sistemare, nessun problema. Quindi qui si esce, vedete, siamo in un cubotto di vetro che ha degli apparati, dei nuclei che si vanno a infilare e che sembrano, no, in estate, guardate la differenza tra camera di Giulio e camera mia, c'hai un cazzo di quadro, Giulio, come hai fatto a fare un quadro? Ne ho tre di quadri. Ne ho tre, dove, ma come si fanno a fare i quadri? Ma c'è pure il cazzo di scemo chi legge, l'ho letto. C'è un cazzo di libro, un leggio. Guardate che bello il terrazzo di Giulio, addirittura con la cosa in vetro. Proprio bella camera tua. Tu sei proprio bravo. Domanda: quando un giorno capiremo come moddare, no? Come modificare skin, cose, eccetera, riusciremo anche a modificare i quadri, ad esempio, immagino. Certo. Bene, perché prossimamente, signori, io e Giulio abbiamo intenzione di studiare proprio come moddare. No, non si dice moddare. Come si dice? Personalizzare. Personalizzare, bravissimo, nel senso che noi non andiamo a toccare le regole, cioè il gioco quello resta. Ah sì, il gioco quello resta. Andiamo a modificare semplicemente texture di alcuni oggetti. Comunque sia, invece camera mia, non c'è un quadro, non c'è niente, perché io non so fare niente di tutto ciò. Bella, minimalista, mi piace. Ti piace? Aspetta, ecco fatto. Oh, olè. Perfetto, adesso andiamo a vedere il resto della casa. Questo è uno stanzone che io volevo adibire prima o poi a qualcosa. Ancora non sappiamo il ruolo di ogni stanza. Stanzone. Stanzino. Stanzone. È un buco. Ok, non so cosa ci potrà essere mai. Però appena dovremo adibire delle funzioni un po' più dedicate. Abbiamo lasciato questo aperto, Giulio. Che ci facciamo? Questo buco qua. Però posso dirti una roba, qui c'è una roba che... Cioè, è normale che c'è questo buco qui. Cioè, per nasconderti. Ehi. Sì, lascialo fare. Non so, ci sono le piante su Minecraft? Apposta, ci metteremo una bella pianta. Qua fuori abbiamo collegato un po' meglio il tutto alla terraferma, in modo da poter andare da questo lato a delle pianure strane, ammazzare le pecore, eccetera eccetera. Qui, proprio una cosa che Giulio odia, invece che io adoro, c'è il mitico trampolino. Perché io corro e dico: prendo il mare, Giulio. Scusa, però puoi venire a trovarmi in casa? Ti sei nascosto? Sì. Ok, a parte il piccolo molo anche, che ho costruito il moletto, Giulio prima era contrario anche a quello. Giulio è contrario a ogni cosa che faccio, ma questo è piuttosto normale. Questo è da migliorare, l'entrata sotterranea, perché è un po' appunto minimalista e claustrofobica. Giulio, dove sei, Giulio? Dove si vede il no... Oh, hey! Come hai fatto a finire? Hai fatto parkour di nuovo? Sì. Però sì, casa si può adibire anche a una sala di parkour, perché no? Comunque adesso vi faccio vedere la casa da lontano, perché merita, signori, merita proprio. È un capolavoro di architettura moderna e contemporanea. E poi io dicevo a Giulio: ma perché sei nella barca con me? Andiamo, Rem! Comunque, guardiamo la casa da lontano. Sì. Oltre che l'idea era, architettonicamente parlando, fare un cubotto di vetro appunto con degli elementi che si innestano. Quello di Giulio, che piano piano gli ha preso la vena megalomane, come potete vedere è uscito un po' troppo dall'innesto. Quello sotto secondo me ha senso che sia così lungo, perché poggia comunque sia sullo scoglio. Quello di Giulio è proprio per aria, quindi non si sa come sta in piedi. Andiamo da questo lato, ovviamente camera mia ha un trampolino, perché io ho questa fissa a quanto pare. C'è il tetto giardino, signori, abbiamo fatto un gran bel tetto giardino. Quindi adesso andiamo a visitare semplicemente il tetto giardino, un'ultima volta, cioè una prima volta per voi, un'ultima volta per noi, prima di andare a letto. In realtà noi stasera continuiamo a giocare, però a fare cose minime. Per cose minime intendo, non lo so, cacciare un po' o, non lo so, raccogliere materiali, farmare, bla. Allora, per il tetto giardino ci si può accedere sia da camera mia che di camera di Giulio. Andiamo da camera mia adesso. Ta 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 ta. Ciu 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 ciu. Sappiate che io sono impazzito mentalmente per fare tutta sta roba. Giulio non ha fatto altro che insultarmela. E questo è il tetto giardino, che è un po' claustrofobico, perché questi alberi sono cresciuti nani, bassissimi. E questo è quanto, signori. Questa è casa nostra, ovviamente. Guardate la camera di Giulio, guardate la superficie della camera di Giulio. È assurdo. È molto più della mia, se vai a vedere. Guarda che roba! È gigantesca! Tu dici, no, guarda che più o meno quanto la tua. No, è più grande, Giulio.
Ma di poco. Guardate quanto tanto. Esce dal cubotto di vetro. Esce. Ma grazie al cavolo, la tua è stata integrata un po'. Tu adesso, tu paragoni la mia alla tua. La tua è metà dentro il cubotto di vetro. Se la mia ma la tua devo integrarla un po' più verso dentro, infatti. Ma non c'era spazio, tu mi hai detto, tu l'hai iniziata qui la mia. Io comunque l'ho non avviata. Ti preoccupare, poi amplieremo questo lato. Tutti di vetro. Amplieremo questo lato di vetro. Beh, questo coso di vetro lo amplieremo di più. Poi guarda, qui c'è un errore. Qui c'è un errore, qui. Vedi come il vetro tocca sul tuo vetro? È sbagliato. No. Ai, no, devi buttare di sotto. Ma con la spada, cretino! Mi hai ucciso! Sì, ti ho ucciso. Io sono tornato allo spawn. Qual era lo spawn? In camera tua? Non hai dormito in camera tua l'ultima volta? Sì, ma ho rotto il letto, l'ho rimesso. Sei un deficiente. Ma dove cazzo vivi? Non lo so tu con cosa mi stavi colpendo. Sembravi armato. Con una torcia. Non lo so quanto male faccio una spada. Pensavo che tu fossi più resistente, visto la tua resistenza. Non gioco più perché non ho la minima intenzione di tornare lì. Dove sei? Allo spawn. Cos'è lo spawn? La prima volta che hai loggato nel server. Davvero? Sono lì. Perché ti manda fino laggiù? Perché sei un coglione. Perché ti manda fino laggiù? Perché è così che funziona il gioco. Ma scusa, ma non ritorni dove hai dormito l'ultima volta. Ma mai sentito quello che ti ho detto? Boh, io quando ho visto altri giocatori, quando sono morti, non l'ho visto tornare a questo. Quando muori, torni dove hai dormito l'ultima volta. Ma se il letto non c'è. Non torni più lì. Se il letto non c'è. Il tuo letto c'è ancora? No, perché il letto c'è, ma io non ci ho dormito ancora in quel letto. Come no? L'ho tolto e l'ho rimesso prima perché devo fare una roba. Ma sei un po' bamboccio anche tu allora? No, io non sono bamboccio per niente. Perché non t'ho attaccato con una cazzo di spada. Però mi volevi buttare di sotto, volevi fare lo scherzone. Ti volevo buttare di sotto nell'acqua. Mamma mia, che scherzone, avresti fatto un super volo in mare, non ti saresti fatto niente. Ma guarda tu le cose che già hai, ma come fai ad avere così tante cose? Tu fatti gli affaracci tuoi. Dove le hai prese tutte ste robe? Giocando, Peo, tutte ste cose cosa? Fammi un esempio di roba strana che ho. C'hai la cornice. La cornice ce l'ho dalla vecchia casa ipogea di merda. A chiamare i pugiati di merda, è una bellissima casa. Porco, due sono in 2000 blocchi lontano. Signore, questo è quanto per questo magico episodio del Peoland, se così lo vogliamo chiamare. Giulio è molto felice di questo risultato e attualmente molto sereno. Grazie di essere stati con me. Adesso appariranno qui magicamente dei video in sovraimpressione che tutti voi potete cliccare se sentite ancora il bisogno di una piccola dose del vostro caro zio Peo di quartiere. Vi potete iscrivere schiacciando il cerchietto qui sopra o soprattutto accendere la campanella, sembra essere molto importante. Dai un cazzotto alla campanella. Piu 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 piu. Che vuoi tu? Senti. No.